amicitelefonia.net, World Mobile Congress, N96 di Nokia, finalmente nelle nostre mani per analizzarlo un pochino più a fondo. Il form factor è lo stesso di N95, quindi abbiamo la doppia apertura, slide superiore, vediamo che disvela una tastiera piatta, quindi senza identificazione dei numeri, a dire il vero abbastanza scomoda perché la prima fila di tasti è molto vicina allo slide superiore, che è del resto molto spesso, quindi da digitare la fila 1, 2, 3 è abbastanza scomoda. Abbiamo poi la seconda apertura che, come su N95, mette in orizzontale il display e scopre i tasti per il player. Anche qui non abbiamo il ritorno automatico in verticale se non aprendo sulla seconda slide. La tastiera esterna si arricchisce di molti tasti e questo è un neo perché sono molto vicini e usando i tasti funzione si rischia molto spesso di cliccarne due in un colpo solo, quindi usabilità secondo noi leggermente inferiore rispetto alle 95. Abbiamo il tasto multimediale direttamente in home page che ci apre il menu multimediale appunto e vediamo che abbiamo la live TV perché l'N96 è dotato di protocollo DVB-H. Purtroppo dentro la fiera non c'è copertura DVB-H, quindi non possiamo farvi vedere il funzionamento. Andiamo un attimino nei menu per vedere se c'è qualcosa di nuovo e per prima cosa notiamo come le icone siano leggermente cambiate nel menu. Ovviamente un telefono UMTS HSDPA con la cam sempre motorizzata da Carl Zeiss a 5 megapixel con autofocus, purtroppo non abbiamo il flash roxeno ma rimangono i LED. Abbiamo questo simpatico gancetto che si apre, permette di appoggiare il telefono su una scrivania quando guardiamo il DVB-H. Altri tasti hardware, abbiamo l'accensione, il blocco telefono esterno, abbiamo gli altoparlanti stereo, le leve del volume e il tasto per la fotocamera, mentre sull'altro lato la micro SD, nonostante sia dotato il telefono di 16 GB di memoria integrata. Ci promettiamo di provarlo più approfonditamente per voi quando sarà sul mercato italiano.